Sono un po' di anni che pensavamo a un laboratorio didattico per avvicinare i ragazzi alle istituzioni, stimolati anche dagli obiettivi di quelli che sono la cittadinanza europea e cittadinanza attiva. Naturalmente l'obiettivo è quello di far esercitare i ragazzi e far crescere la cultura della legalità e far capire loro come funziona la macchina amministrativa comunale. Sicuramente l'obiettivo sarà concentrato sulle problematiche e i punti di debolezza dell'istituto da portare in consiglio comunale. Questo progetto nasce nell'ambito del potenziamento della cittadinanza e Costituzione, che è uno degli obiettivi fondamentali dell'Europa, e quindi abbiamo pensato di rendere i nostri alunni partecipi in prima persona della conoscenza del bene comune. Quindi attraverso una simulazione, un role play, sono stati guidati alla conoscenza delle istituzioni locali, alla simulazione attraverso l'elezione, oggi come oggi avremo l'insediamento, e poi il progetto continuerà con la partecipazione al Consiglio Comunale del nostro comune di Agropoli, con le proposte dei ragazzi che riguarderanno prima cosa il miglioramento dell'istituto scolastico, e poi in secondo, per ambiti limitati, la partecipazione sull'intero territorio comunale. Sono molto emozionata perché mi sono impegnata tanto per arrivare a questo punto. Ho stilato io stessa un programma, mi sono preparato un discorso in cui ho incoraggiato i ragazzi a poi votare quando abbiamo votato il 9 novembre. Penso che il programma sia molto utile perché ci sono molti punti che, diciamo, colgono alcune debolezze, tra virgolette, della scuola. Quindi, per sistemare al meglio la situazione in cui ci troviamo, anche se devo dire la verità, la nostra scuola è perfetta così com'è, perché alla fine non sono gli oggetti a fare la scuola, quindi i banchi, le sedie, ma sono i professori, il preside, il personale ATA e gli alunni soprattutto. E collaborare è la cosa più importante da fare in una scuola. Il Consiglio Comunale dei ragazzi è previsto dall'articolo 5 dello Statuto del Comune di Agropoli, con delle ampie competenze consultive. L'augurio e l'auspicio che posso fare a questi giovani che si affacciano a questo importante momento è quello di appassionarsi sempre di più alla politica, altrimenti sarà la politica a interessarsi di loro. Vedo nei loro occhi tanto entusiasmo, sono sicuro che faranno bene e noi siamo vicinissimi come amministrazione comunale a tutte le loro attività, siamo pronti ad accoglierle a Palazzo di Città affinché possa crearsi una vera e propria sinergia tra quelle che saranno le loro proposte, sicuramente molto interessanti, e le esigenze della nostra città. Sono contento veramente tanti complimenti per questo progetto che avete immaginato, perché comincia a ognuno di voi farvi avvicinare a quella che è la realtà, insomma. La politica è qualcosa che ci sta nella nostra società, e quindi più ve ne occupate più migliora, perché le vostre idee, il vostro approccio a questo mondo sicuramente non può far altro che renderlo più bello e più funzionale alle nostre esigenze. Quindi vi auguro veramente che questo sia un percorso che parte come un gioco, ma diventa magari qualcosa di più importante. Questo vi auguro.